Ciao e benvenuti in un nuovo video Fava Channel. Oggi è venuto a trovarci Federico Ravassard, fotografo outdoor. Molte delle sue fotografie sono pubblicate su magazine specializzati. Sì, appunto, io sono fotografo di montagna, mi piace definirmi così, perché lavoro soprattutto con sport e attività all'aria aperta, quindi tanto sci, tanta arrampicata, trekking, viaggi. E solitamente appunto lavoro con reportage e non con fotografia commerciale. Se mi vuoi parlare del tuo ultimo viaggio fotografico? Sì, appunto, l'ultimo è stato molto strano. Siamo andati con amici un mese in Perù per cercare di sciare una cima mai sciata prima. Quindi un reportage sia fotografico ma sia un'esperienza nuova per tutti. Esattamente, sì, è stato un'esperienza, un viaggio prima di tutto con diverse finalità. Un viaggio in un posto remoto, come ti sei comportato con tutta la tua attrezzatura, sia fotografica e sia comunque di viaggio? Beh sì, allora diciamo che per muovermi avevo uno zaino d'alpinismo come questo e in più avevamo dei borsoni che abbiamo trasportato usando dei cavalli. Però ovviamente per questioni di peso e di ingombro l'attrezzatura fotografica doveva essere molto ridotta e molto leggera. Diciamo che questo è un po' il mio zaino per una giornata di lavoro in montagna. Quindi ho degli accessori che sono sempre con me, che sono gli occhiali da sole. Immagino comunque sei ad alte quote. Esattamente. Poi una torcia frontale, okay. E questa va sempre messa nello zaino perché o magari si va lunghi e di colpo nella notte, oppure se bisogna scattare le fotografie notturne. Vedo che molti dei tuoi scatti sono comunque notturni. Esattamente, sì, questo è proprio essenziale ed è importante avere mani libere. Poi crema solare, anche questa fa molto poco cool, però è essenziale, soprattutto quella fattore 50. Appunto, un altro accessorio molto comodo è un cappello, perché anche banalmente per scattare fa okay. Comodo avere dell'ombra sopra il mirino. Usi più il viewfinder o guardi a monitor? Dipende, allora se devo scattare un paesaggio mi trovo bene con l'iView, okay. Perché riesco a vedere meglio le linee e l'orizzonte, okay. Altrimenti se si tratta di azione preferisco il viewfinder. E poi ho anche le macchine qui, allora ad esempio in Perù mi sono trovato molto bene in quota con la Panasonic GX9. Ok, questa era la tua seconda camera che usavi più... Esattamente. In quota o sì. In azione? Avevo un corpo principale che era full frame e okay. Poi invece per andare su in alto comunque mi serve qualcosa di molto più piccolo, più compatto e allo stesso tempo non troppo distante dalle prestazioni di una reflex, okay. E quindi ho preso la GX9. Quindi con un micro 4 terzi comunque la risoluzione... Risoluzione ottima comunque, diciamo che essendo abituato a un sensore comunque molto performante, okay. Avevo delle aspettative okay. Molto alte e tutto sommato mi sono trovato molto bene. Ottiche cosa avevi portato? Ottiche avevo un Dolce 35, okay. Che è un ottimo zoom tuttofare. Che e... 2.8. 2.8 apertura fissa, okay. Quindi anche lì comunque se capitava di scattare con poca luce si poteva fare. Ok. E poi avevo anche un obiettivo fisheye molto piccolo che spesso tenevo in tasca. Sempre per la GX9. 4 terzi, okay. Sì, esattamente. E a basse temperature come si è comportata? Basse temperature comunque tutto sommato bene, okay. Nel senso che bisogna trattare con un certo riguardo, evitare soprattutto gli sbalzi di temperatura caldo-freddo. Però comunque tutto sommato andava molto bene, anche le batterie comunque bisogna avere sempre una batteria di scorta in tasca al caldo e facendo ruotare comunque si gestisce senza problemi okay. Una giornata di foto. Altre volte invece... Vedo che hai tutto impacchettato in piccole pochettine. Esattamente, sì, perché mi è molto comodo gestire nello zaino. Appunto, questa è un'altra macchina che usavo... Ah, bella vissuta. Esattamente, prima di utilizzare la GX9, che è un'altra Panasonic, che è la LX100, che anche questa ha un rapporto tra le dimensioni e la qualità delle foto effettivamente pazzesco, perché ha un sensore grande come quello della GX9, molto performante, un ottimo obiettivo che apre a 1.7 a 24 mm. Ed è uno zoom. Ed è uno zoom, sì, che comunque in montagna... Sarebbe usare un fisso, però non ti puoi a volte proprio avvicinare e allontanare. E un'altra cosa che apprezzo molto sono le ghiere. Ok, quindi con le ghiere analogiche riesci a
muoverti velocemente. Esattamente, sì, perché magari sono compatte, sono ancora più piccole, però l'ergonomia ne risente, quindi non hai ghiere, per, anche l'impugnatura è ancora più, più minimale, diventa scomodo usarle. Poi, un po' in base a quello che dicevi anche prima, anche qui hai comunque il viewfinder, nonostante comunque sia una compatta. Esattamente, sì, c'è il viewfinder che è sempre disponibile, non devi tirarlo fuori, non devi smattare per usarlo, e spesso con tanta luce è l'unico modo di scattare. E io poi ci ho messo un cordino perché lo trovo molto comodo da... Vabbè, fai arrampicata. Esattamente, dai. Sì, non occupa spazio. Poi, allora, qui ho un altro paio di occhiali, nel dubbio ne ho un altro paio. Qui c'è il corpo macchina principale che uso quando sono in giro. Sempre le tue corde varie. Esattamente, ma molto perché, tecniche. Esattamente, perché questo comunque è comodo perché è resistente, ma non ingombra nello zaino, okay. Pesa, è molto sottile, però appunto è una fettuccia arrampicata. Il corpo macchina principale è un classico full frame comunque da lavoro, okay. Che purtroppo sono ancora legato al Reflex come ergonomia, come prestazioni, mi trovo molto bene, okay. Però in futuro chissà, si vedrà. Ad esempio in Perù avevo questo con un classicissimo 24-70-28, okay. E poi mi ero portato come obiettivo in più il Samyang 14 mm sempre 28. Ok, questo obiettivo se non sbaglio è quello che hai utilizzato un po' di più per gli scatti giù al campo base, specialmente ho visto scatti notturna. Cose comunque abbastanza estreme come luminosità e come situazioni. Sì, ciò che con un obiettivo con un'ottica 2.8 e il sensore di una full frame che puoi scattare fino a 8000 ISO abbastanza pulito, riesci veramente a vedere oltre ciò che l'occhio umano può fare, quindi soprattutto di notte ti tira fuori dei dettagli che rimane a bocca aperta già solo guardando il RAW, vedi talmente tanta luce che proprio ti apre. Certo. Ti sblocca certe possibilità che invece... E questo è l'autofocus, l'hai sfruttato anche questa caratteristica o...? Io prima avevo la versione manual focus, okay. Che comunque si usa, però diciamo che avere l'autofocus, soprattutto per scatti più di reportage, o comunque non di paesaggistica, ma più di azione, comunque è molto comodo avere l'autofocus. Poi non è ultrasuoni, però su una focale del genere comunque non è importante avere questa precisione assoluta, esattamente. E poi 2.8 comunque è sempre bello usare un 2.8. Oltretutto dalla versione precedente hanno corretto moltissimo la distorsione. Ok. Quindi ovviamente ce n'è di distorsione, però è molto più lineare, più facile da correggere delle precedenti versioni. Quindi veramente è un obiettivo che mi è piaciuto tantissimo utilizzare. Voilà. Poi una cosa che utilizzo molto per le foto è un normalissimo pannello LED per il video, esattamente, che però per le foto viene molto comodo perché per il reportage se scatti con un obiettivo molto luminoso non hai bisogno di tutta la luce di un flash, di uno speedlight, e questo viene molto comodo usarlo perché così anche con tenendolo in mano hai una luce continua, okay. Ed è abbastanza leggero da portarsi dietro. In Perù l'hai utilizzato, l'hai portato? In Perù no, però ho utilizzato molto la frontale sempre nello stesso modo, perché è proprio una fonte di luce molto veloce che non devi stare lì a regolare, e per un reportage comunque si presta molto, e oltretutto lo alimenti con batterie normalissime che puoi trovare, è un caricabatterie meno da portare. Certo. Quindi questa è una cosa che uso molto nel reportage. Poi vediamo un po' cosa ho. Powerbank ne ho vari da 5 a 10 a 20.000 e nei viaggi sono essenziali. Beh, immagino che comunque vai in posti dove la corrente è abbastanza difficile da trovare, quindi... Esattamente, e tipo ad esempio ho apprezzato un sacco il fatto che le batterie da Panasonic si potessero caricare direttamente dalla macchina. Questo vuol dire comunque un caricabatterie meno da portare e basta portarsi un cavetto che spesso va bene anche per il telefono. Quindi diciamo che ogni volta che si può risparmiare un po' di materiale... Chiaro, per sempre... te è essenziale. Esattamente, sì. Poi... Vabbè, coltellino. Vabbè. Questo sempre. In montagna è d'obbligo. Poi... Memory card. Ho una custodia impermeabile.
con dentro tante memory card in taglie generalmente da 32 giga. Ok, quindi preferisci avere una memoria più piccola ma tante schede. Esattamente, sì, perché metti, casomai ne rompi una, la perdi, così Ok. perdi solo una parte delle foto, quindi Ok. preferisco piuttosto cambiare Ti ogni è già tot. capitato di incappare in qualche Una scheda? volta ne ho rotto una, perché era in fondo allo zaino, l'ho trovata Ok. rotta, però mi è bastata, diciamo, come esperienza, sì. Quindi ne ho tante che le faccio E hai ruotare. preferito un case impermeabile, comunque Esattamente, questo qui resistente agli è urti. stagno, è plastica rigida e quindi dovrebbero essere al sicuro. Bene. Poi qui c'è sempre la parte dello zaino dedicata alla ferraglia da arrampicata. Quindi magari c'ho l'imbrago, Ok. o cordini, moschettoni vari che spesso sono essenziali per muoversi in sicurezza. Ad esempio, questa invece è una maniglia che uso per risalire le corde quando faccio foto Ok. d'arrampicata. Perché comunque per far foto d'arrampicata non è che scavi tu la parete, però ti muovi su delle corde fisse. E quindi nello zaino comunque c'è sempre un po' di materiale tecnico che ingombra e pesa. Mi rendo conto che tutta questa roba qui è difficile poterla far stare in uno zaino tipicamente fotografico, perché Esattamente, sì, comunque. son pochi, diciamo, gli zaini Esatto. che Comunque possono devi, richiede andare magari uno zaino tanto grande, bene. pesante, si Esattamente, sì. perde poi. Come vedi, a parte foto, è solo una parte di tutto quello che metto dentro lo zaino. E poi ancora abbigliamento extra, quindi un cappello sempre, una fascia che posso usare per il collo o per la testa, questa è anche Ok. comodissima. Ogni tanto l'ho usata anche magari per coprire la macchina foto durante la nevicata, magari Ah, se devo fare una lunga ok. esposizione. E poi dei guanti. Guanti ne Quindi ho. tornando alla domanda di prima, scatti coi guanti. Scatto coi guanti. Sugli sci sì, nelle altre Ok. stagioni dipende, però sugli sci quelli sempre scatto con i guanti. Quindi magari guanti un po' più leggeri, Ok. però che mi fanno mantenere la presa abbastanza buona sulla macchina foto. E poi, ad esempio, i guanti sono essenziali nelle notturne montagna perché comunque il Certo. freddo si sente e anche i treppiedi comunque sono metallici, quindi tendono Ok. a raffreddarsi. Però vedo che te hai un treppiede in Sì. carbonio. Sì, esattamente. Allora, posiamo. Questo qui è il treppiedi che ho usato in Perù. Ok, quindi piccolino. È un modello da viaggio della Kullmann ed è in carbonio, sì, è molto molto piccolo. E su quella montavi la reflex o la Avevo questo per mirror? tutto. Ok. E infatti all'inizio ero molto scettico sul montare una reflex full frame con un obiettivo molto Quindi pesante. sei partito da avere una cosa piccola, leggera, però comunque avevi il rischio. Esattamente, sì, infatti l'ho visto, l'ho guardato e ho detto, secondo me non dura. E invece no, comunque è stabile il giusto. Ovviamente un treppiede a studio è un'altra cosa, Chiaro. però comunque è sufficientemente stabile per uno scatto a 30 secondi, anche perché poi io spesso gli appendevo lo zaino qui, Ok, per fare quindi peso. zavorravo esattamente. E quindi ha sempre tenuto anche lo strapazzato, ogni tanto l'ho lasciato fuori dalla tenda, quindi di sicuro ha gelato di notte, però ha tenuto senza fare una piega. Infatti sono rimasto sorpreso perché all'inizio proprio ero molto molto scettico. Bene. E poi c'è ancora il fondo dello zaino in cui ci sono cose più essenziali. Vabbè, banalmente, comunque un taccuino ci Ok. vuole sempre, forse anche solo per passare del tempo, o comunque per segnarsi dettagli, sia magari scrivere proprio una parte del racconto, che banalmente la lista della spesa. E poi vabbè, sempre abbigliamento extra, ad Ok, questa è una giacca. esempio, Ok. scusa, un piumino molto, molto leggero. Però anche qui nello zaino fotografico bisogna sempre averlo, soprattutto in montagna ci vuole niente, comunque basta che vada Cambia via il un attimo il tempo. sole o il vento, ci vuole sempre l'abbigliamento extra. E piumino comunque è quello che tra il rapporto calore-dimensione più favorevole. E poi ancora ho classica pompetta per il sensore, che è questa qui Ok, anche importantissima ottica e perché, sensore. esattamente, sì, perché soprattutto
all'aria aperta, arrivo a fine giornata con quei obiettivi che... Beh certo, comunque nelle tue situazioni sono sempre molte estreme. Esattamente, quindi spesso mi ritrovo a fine giornata il corpo e gli obiettivi ricoperti di polvere, quindi conviene pulire, anche perché sennò poi ho notato che con l'umidità e col freddo lo sporco tende ad appiccicarsi più sul sensore, quindi conviene farlo prima che questo succeda. E niente, questo è un po' il mio zaino per una giornata in montagna. Ti ringrazio, hai veramente un sacco di attrezzatura che porti sempre con te nel tuo zaino, mi rendo veramente conto quanto sia importante trovare il giusto equilibrio tra peso, attrezzatura, pochette e riuscire a metterle in uno zaino corretto. Trovate l'articolo di Federico sul nostro Fova Magazine, parla della sua ultima esperienza in Perù e poi seguiranno diverse sue gallery, sempre sul nostro magazine, che raccontano tutte le sue esperienze fotografiche. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video.